Siamo con Massimo Barbieri, un amico che ritroviamo dopo tanto tempo a intervistare, e dopo un inizio, i primi 10 minuti un po' sofferti, dopo la tua squadra ha preso il largo e ha condotto la partita alla vittoria. Grazie per l'amico, che è reciproco e anche sentito. Sì, ma lo sapevo esattamente quello che io mi aspettavo. Questa squadra qua ha fortissimi problemi caratteriali, non riesco a capire come fare a toglierli. Basta vedere che se si sciolgono vanno in porta come nel burro, ma sono 2 o 3 anni che lottiamo contro questo problema, forse perché alcune sono giovani, forse perché su questa squadra ci sono sempre molte aspettative. Comunque, come si dice in questi casi qua, noi dovevamo vincere per forza e abbiamo vinto. Infatti sì, una volta sciolte, dopo si è visto tutto, il gioco di squadra, la potenza, la tecnica, l'abilità e tutto quanto, servirà questo contro il Valdagno per magari provare a superarlo? Sì, adesso noi sicuramente tutta la settimana cercheremo di lavorare sulla testa, perché se ci sblocchiamo possiamo giocarcela alla pari. Sicuramente, chiaro che anche il Valdagno è una squadra che ti porta a sbloccarti un po' prima, perché altrimenti soccombi molto in fretta. Però questa tutta la settimana sarà improntata sul lavoro di testa. Matera forse inarrivabile, però un buon piazzamento per la Final Four, per il campionato, è l'obiettivo principale. Sì, non vogliamo pensare che sia inarrivabile, perché anche se è una squadra fortissima, l'ha dimostrato anche in Champions, però noi tutte le volte che abbiamo giocato contro il Matera, comunque, come spesso loro riconoscono, noi riusciamo a metterli un po' in difficoltà e poi commettiamo errori un po', forse perché grippiamo, probabilmente andiamo, grippiamo e non ce la facciamo. Però non, per adesso non voglio pensarlo. È chiaro che adesso noi dobbiamo pensare al Valdagno, perché evitare il Matera in semifinale sarebbe molto meglio. Grazie molto. Grazie a voi, ciao.